Ciao a tutti ragazzi da Zebra. Allora ragazzi, prima di continuare iscriviti già al canale, fallo in questo momento, fallo adesso, fallo adesso, fallo adesso, fallo adesso. Allora ragazzi, siamo all'87esimo, 87esimo. Ragazzi, io l'avevo detto, non vi saltate con Empoli e Torino, perché il miglioramento della Juventus non c'è stato per niente. Invece c'era gente che diceva, ma ho visto una Juventus diversa, ho visto una Juventus con un piglio diverso. Ma dove l'avete vista? Dove l'avete vista? Dove l'avete vista? Ho 75 minuti di merda, inguardabili, un passaggio, due passaggi di fila, niente, però ora non sto venendo a dire qui, mandiamo a casa Allegri, basta Allegri, tanto sono stanco di parlare di Allegri, tanto non lo manderanno per adesso a casa, ci terremo quella merda di Allegri. Mi è piaciuto McKennie, ragazzi, in questa partita McKennie, Kostic, il resto zero, inguardabili. Non è possibile giocare disordinati, una squadra disordinata, una squadra che non ha un senso logico per quello che fa, si inventa le giocate al momento. Non ti puoi presentare in una partita di Champions League così importante con una soluzione tecnico e tattica, cioè l'unico era sinistra, Kostic, cross in mezzo, basta, è finito, non entravi con qualità, non avevi qualità di velocità di gioco, quella che si è dimostrata mettendo alla fine i giovani. Io l'ho sempre detto, che cosa tiene a fare Miretti, cosa tiene a fare i ragazzi giovani in panchina, cosa li tiene a fare? Il ragazzo là, Junior, là, Kiri Junior, che è appena entrato nella scorsa partita, ragazzi, aveva fatto un'azione, ha fatto gol. Oggi due azioni dalla sinistra, messi in mezzo, due gol. Quelli sono calciatori, quelli che saltano l'uomo, quelli che creano pericolo, quelli che hanno qualità. Quelli sono i calciatori, ragazzi. Quel ragazzino ha fatto vedere come si gioca a calcio, come si salta l'uomo. Stiamo attaccando, ragazzi, ma calcio d'angolo. Questo significa giocare a calcio, saper saltare l'uomo. Ha fatto vedere come si gioca. Locatelli inguardabile. Vlahovic non è... Oh mio Dio, di testa. Fallo. Stavo dicendo, Vlahovic inguardabile, ragazzi. Ma questa è un'involuzione che tutta la squadra. Bonucci non ne parliamo. Quadrado, io Quadrado non lo posso più cecare. Io ve lo dico ogni video. Quadrado non si può vedere giocare a calcio, Quadrado. Ma soprattutto in difesa. È inguardabile. Non è possibile vedere queste partite quando hai una squadra che ti attacca con qualità, con velocità, tu vai in panico, tu vai nel nulla più assoluto. Siete una vergogna a vedervi giocare. Vi siete svegliati nei 75 minuti quando sono entrati i giovani che hanno dato piglio, che hanno dato velocità. Adesso capite che significa avere velocità, avere idee di gioco. Se lo sono inventati loro, no? Non perché l'allenatore, ragazzi, se lo sono inventati loro, non perché l'allenatore è bravo, è perché i giovani hanno questo piglio, quei tipi di ragazzi hanno queste velocità nelle gambe. Non Locatelli. Occhio. Rabiot che si fa il forte con i piccoli. Rabiot è tornato il campione, ma vai a cagare. Rabiot, quando mai è stato forte Rabiot, ragazzi? Quando mai? Ma svegliatevi,
Svegliatevi. Svegliatevi. È tornata la... Eccolo. Sembrava fuori gioco. Meno male. Sono scarsi. Sono scarsi anche loro. Anche loro hanno un momento di... Non so di che cosa. Ragazzi, io chiudo qua il video dicendo solamente che Allegri out tutta la vita, ma tanto ormai era scontato. Questa è la Juventus, ci dobbiamo abituare a vincere con i piccoli. Comunque sempre forza fino alla fine, forza Juventus, e va a quel paese sia Allegri che tutta la società, i due amichetti, monociglio invertebrato. Ragazzi, spazio ai giovani a questo punto. So sempre meglio. Ciao, alla prossima.